Un caloroso benvenuto a tutti i visitatori. Dal 15 al 18 luglio il quartiere romano dell'Eur ospiterà il festival In Euroff. La terza edizione della rassegna di teatro, musica e danza è organizzata e promossa dalla compagnia Onda Urto Teatro e dedicata quest'anno a Roma e al cinema. Si parte il 15 luglio con La guerra spiegata ai poveri, testo del 46 di Ennio Flaiano, sulle contraddizioni dell'essere umano, messo in scena dalla compagnia teatrale Labit. Il 16 luglio, protagoniste della serata saranno invece le colonne sonore dei compositori romani più celebri in un concerto offerto dalla Blue Orchestra e diretto dal maestro Mario Bolletta, con omaggio al film della musica del calibro di Ennio Morricone, Piero Piccioni, Nicola Piovani e Nino Rota. Le ultime due serate, che godono del prestigioso patrocinio della Fondazione Fellini, sono dedicate all'illustro maestro riminese, innamorato di Roma e non a caso dell'Eur. Il festival In Euroff è realizzato con il sostegno del Comune di Roma, assessorato alle politiche culturali e della comunicazione, in collaborazione con il 12° Municipio e la Regione Lazio, assessorato alla cultura e allo spettacolo. Gli spettacoli si terranno alle 21.30 e saranno ad ingresso gratuito. Per informazioni www.ineuroff.it. La Scuola Popolare di Musica Donna Olimpia presenta Prove d'Orchestra, iniziativa realizzata con il contributo della Regione Lazio, assessorato Cultura, Arte e Sport. Una rassegna di concerti nei comuni di Allumiere, Cervete, Frascati, Ladispoli e San Vito Romano, dal 9 luglio al 2 agosto 2010. Ad aprire la manifestazione, venerdì 9 luglio 2010 alle 21.30 presso il comune di Allumiere, sarà il duo pianistico italiano Pezzone e Tuccinardi. I due artisti si esibiranno nelle note più belle di compositori quali Brahms, Grieg e Rossini. Per conoscere il programma completo, www.donnaolimpia.it. Dal 9 al 3 agosto, il complesso del Vittoriano ospiterà Il genio contro il genio, il richiamo della pittura. La mostra mira a far conoscere l'universo artistico di Bizzarro, uno degli artisti più estrosi del panorama italiano contemporaneo, con l'esposizione di 50 opere monumentali in un percorso denso di rimandi al mondo inconscio. Le opere sono integralmente ottenute con materiale di studio dal quale il genio aggiunge per la loro emozione. Bizzarro porta la sua arte e le sue performance in giro per il mondo, espone in spazi aperti ed insoliti, luoghi collettivi, di cultura ma anche di passaggio, come stazioni, viali, alberghi. Spesso ha suscitato clamore attraverso i suoi giochi di provocazione, sbalordimento di mente e ironia. Per maggiori informazioni sull'evento è possibile visitare il sito www.comunicareorganizzando.it. Nello spazio degli Zingari, arte, brand e temporary gallery a Roma, si terrà la Petite Mort di Riot Queer e Marco Rea. Dall'8 al 15 luglio sarà possibile ammirare l'esposizione, curata da Francesco Paolo, che propone una linea di ritratti femminili ammalianti e inquietanti, femme fatale sospesa in equilibrio tra seduzione e oscurità, erotismo e tragedia. La mostra mescola atmosfera retro e dissoluzione identitarie contemporanee, con un allestimento che spalanca le porte su una galleria di un altro secolo, su un boudoir stregato o sul gabinetto di ossessioni di un collezionista folle, tra feticismo, stato allucinatorio e un vago e retrogusto necrofilo. Per informazioni www.culturalazio.it. Giovedì 15 luglio, dalle ore 9.30, Confindustria Lazio, in collaborazione con l'ADI, Associazione per il Disegno Industriale, organizza presso l'Auditorium Giovanni Agnelli il convegno gratuito Il Design che produce innovazione e competitività. Il meeting analizzerà il ruolo cruciale che il design può avere nello sviluppo imprenditoriale tramite una serie di